Siamo in un crocevia di storie. L'ex orfanotrofio San Rocco, gestito dalla fondazione, diciamo, con un nome molto sinistro, Pio dei Morti, per anni ha svolto una funzione sì sociale di accoglienza di bambine, soprattutto sfortunate, lasciate via dai loro genitori, e che quindi diciamo, si ritrovavano in questa nicchia esistenziale a diciamo, ottenere una possibilità di, appunto, di vita. E l'ex orfanotrofio è stato un luogo in cui tantissime storie, spesso anche negative, si sono incrociate, succedute. E io oggi ne vorrò raccontare una, perché è davvero molto molto significativo che da una storia negativa poi sia nata, diciamo, invece una vicenda che con sé porta i germi di un riscatto collettivo. Lo scorso anno, in vacanza nei pressi di Maratea, fummo ospiti in un bed and breakfast a Rivello di una signora milanese che ci accolse con grandissima cortesia. Facemmo, come dire, le conoscenze rituali, anche formali, poi però diciamo, entrammo più in confidenza e ci chiese subito da dove venissimo. E alla nostra risposta, pisticci, lei ebbe, diciamo, un sussulto, ebbe quasi un blocco, diventò scura in volto e, diciamo, il suo sorriso si spense per qualche istante. Noi ci chiedemmo cosa l'avesse turbata così profondamente e lei ci disse subito che diciamo, Pisticci nella sua mente, nel suo, diciamo, nella sua dimensione anche, diciamo, emotiva, rappresentava un luogo di grandissima negatività. Così la chiacchierata andò un po' più in profondità e scoprimmo che lei era un'orfanella, era stata un'orfanella, che fu, diciamo, indirizzata verso, diciamo, quello che poi si scoprì l'orfanotrofio, dai suoi genitori, perché erano, diciamo, una famiglia indigente. E lei iniziò a raccontare una storia tremenda, di solitudine, ma anche in un certo senso di violenza. Era costretta quotidianamente a vestirsi con un saio da monaca, bambina, e andare a fare la questua per il paese e anche per i dintorni, quindi costretta a fare una cosa che l'ha segnata per sempre. Lei ci ha raccontato anche di altre, insomma, altre violenze di natura psicologica, e abbiamo capito che non era la sola storia connotata da questi elementi. E a quel punto la situazione è iniziata a capovolgersi, perché senza parlare siamo andati al computer, abbiamo cliccato sul sito Lucania Film Festival nella fotogallery e abbiamo iniziato a mostrarle le foto del nostro festival, abbiamo iniziato a raccontarle il festival, e un po' alla volta lei ha iniziato a riconoscere i luoghi della sua infanzia e ha iniziato a piangere perché ha, come dire, ha registrato lo stravolgimento di quel luogo tanto doloroso, che grazie invece a un progetto artistico e culturale è diventato uno spazio innanzitutto sociale, ma di una socialità, diciamo, allargata al mondo, non, diciamo, non solo relativa alla dimensione locale e comunitaria, è diventato anche un luogo di attraversamento di storie per lo più positive. E quando le abbiamo detto che il festival è la sua location dove si annida oramai un genius loci molto più benevolo rispetto a quello passato, è anche stato il teatro di numerosissime storie d'amore, quasi tutte andate a buon fine, anche coronate da matrimoni, lei si è sentita in qualche modo depurata da questa esperienza negativa. E quindi,
è riuscita anche a vincere il trauma interiore per il quale si negava per sempre la possibilità di ritornare a PCC. Chissà se quest'anno la signora Teresa calcherà il terrazzo del festival e sperimenterà un nuovo modo di stare insieme agli altri.